Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è venerdì, nuovo appuntamento con i Tots, stavolta della Bundesliga. Perdonatemi se questo video sta uscendo un po' in ritardo rispetto al solito, ma sono appena rientrato da Milano dove ho fatto un'attività molto figa con Hollywood che poi, insomma, vi svelerò per bene quando sarà il momento se non l'avete già vista. Ci tenevo comunque a far uscire il video, quindi rapido pit stop per mandarvelo online. Abbiamo tanti giocatori interessanti, altri ovviamente un po' meno, quindi mettetevi comodi che ci andiamo subito a gustare la preview dei Tots della Bundesliga in attesa delle review di gameplay che usciranno nei prossimi giorni quando avrò modo di provare appunto questi giocatorini. Passiamo dunque subito sulla schermata del PC. Primo giocatore che ci ritroviamo davanti è Lacroix, un difensore centrale francese, quindi occhio perché è interessante proprio questo, perché è molto linkabile il buon Maxence Lacroix, però è estinto da quello che vedo. Ha un price range di 500k e l'ha fatto schizzare sicuramente il fatto che sia uno dei pochi difensori centrali con 90 di velocità. Parliamo di un giocatore che però ha 2-2, vabbè, insomma, è comunque un difensore centrale. È 1,90 m per 88 kg, medio-medio, con un body type high average, quindi alto e non eccessivamente snello. Ovviamente è velocissimo, anche se come vedete quel parametro è estremamente portato in alto dalla velocità scatto, che è 95, mentre l'accelerazione è un modesto 83. Abbiamo poi un 75 di agilità, che è un parametro discreto, 83 di freddezza, statistiche difensive che sono al top, passaggio corto addirittura 98 e lungo un po' balbettante, abbiamo 99 di aggressività, 99 di forza e 85 di aggressività, scusatemi. Questo sembra sulla carta un giocatore molto interessante che vi permette anche di poter appunto linkare, non so, Mendy, un portiere francese, quindi non è banale, perché immagino magari una difesa Mendy, Lacroix, Fofana, per dire, con un portiere tipo Areola, ed è molto 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 valido da provare. Bisogna un attimino capire come si assesterà sul mercato, però Lacroix sicuramente valido. Così come, insomma, non ha bisogno di grossissime presentazioni Leon Goretzka, un giocatore spaziale, veramente spaziale, è 4-4, quindi riceve un upgrade sotto questo punto di vista rispetto alle altre versioni che vedevano 3D skill. E appunto rispetto alla carta headliner, questo oltre ad essere ovviamente 1,89 m con normale alto di work rate e un body type unico, riceve un più 6 in velocità, con più 6 sia in accelerazione che in velocità scatto, un più 6 di tiro, in passaggio, dribbling, 8 addirittura in più in difesa e 6 in fisico. Difatti abbiamo anche un ottimo tiro, passaggi al top, 87 di agilità, che è un parametro discreto, però insomma è comunque un bel cristone di giocatore. Ha 99 di reazione, quindi si muove bene sui micro movimenti avversari, statistiche difensive al top, 92 di aggressività, 94 forza. Questo è sicuramente uno dei top player, se non il top player di questo Tots Bundesliga, quello che sono più, diciamo, hypato nell'andare a provare. Costa una valanga, spero che magari domani un pelino deve calare, perché insomma 3 milioni mi sembra esagerato, visto che magari è meno linkabile di De Jong, per dirne una. E le stats bene o male sono quelle, anzi De Jong è più rapido, però insomma Goretzka sicuramente si candida per essere uno dei giocatori più spammati all'interno delle squadre competitive, è sicuramente uno dei più interessanti da andare a piccare. Così come invece contraltare abbiamo sto Haaland, che purtroppo non riescono a schiodarlo, rimane sempre 3-3 raga, e questo è un deficit clamoroso, perché questo oltre ad essere un tronco di 1,94 m per 99 di forza con 91 di agilità fake, appunto ha questo problema del 3-3, perché non lo potete mettere davanti alla porta perché non si gira e non c'ha manco un piede debole buono, non lo potete mettere in fascia perché c'ha 3 di skill, è buono praticamente per fare il brodo, secondo me come al solito, costa pure 1,2 milioni, non mi sembra il caso, poi per carità. Statistiche di tiro che sono ovviamente al top. C'ha addirittura 64 passaggio corto, ragazzi, attenzione, perché 64 passaggio corto è veramente una roba indecente. Non so che cosa sia successo. E 96 di corto va bene, ma 64, insomma, veramente manca una carta a bronzo, un altro po', 64 di passaggio lungo. Comunque abbiamo poi ovviamente 99 di freddezza, 99 di reaction, 94 di ball control, ma questi sono parametri un po' esagerati che non si traducono mai in realtà su una carta di questo tipo, quindi secondo me Haaland è uno skip sotto questo punto di vista. Abbiamo Lewandowski che va a pattare quella che è la sua versione Toti,
Vediamo però che rispetto alla versione Toti ha 2 punti in più in velocità, 1 in meno in tiro, guadagna 1 punto in più in dribbling per perderne 2 in fisico. E addirittura questa cosina qua potrebbe lievemente, vi dico lievemente, sfiziarmi perché 1,84 m, un body type unico, ha 96 di forza e 91 di aggressività. Però questa lievissima riduzione delle stats di fisico potrebbe mezzo mezzo renderlo più umano. La differenza di prezzo per me è totalmente ingiustificata, perché 2 punti di velocità in più non giustificano quasi 2 milioni di differenza tra le due versioni. Quindi un attimino il mercato deve andarsi ad assestare e questo Lewandowski scenderà. Poi per carità è veloce, davanti alla porta questo la tira giù, ha degli ottimi passaggi, parametro di agilità che è estremamente fake, come vi dicevo, 97 di freddezza, insomma, tutte quante cose messe al posto giusto, però un prezzo veramente fuori da qualsiasi logica. Visto che ci sono poche carte, raga, fondamentalmente di questo Osmund Trika buono, ve le stanno cercando di far strapagare. Non cadete in trappola, aspettate un attimino che si assesti il tutto se le volete andare a prendere. Jadon Sancho, anche questo un grandissimo giocatore, perché rispetto alle altre versioni riceve finalmente il 4 di piede debole, quindi un 5 di skill e un 4 di piede debole. Ed è veramente top perché può fare sia la seconda punta, sia all'esterno, un body type average, che però io non riscontro average. Così average, ecco, alla fine è quasi snello in game, sulla fascia piotta che è una meraviglia, infatti è velocissimo, ha un ottimo tiro, degli ottimi passaggi, 98 di agilità e 87 di forza, quindi comunque è molto molto agile, palla al piede, infatti ha 98 di controllo palla, 90 di freddezza, tutti i parametri messi veramente al posto giusto su Sancho, anche lui costa veramente una valanga di soldi, 2 milioni e 8, quasi 3. Veramente mi sembra un prezzo un attimino fuori dal comune, nonostante rispetto alla carta What If prende un più 5 in velocità, un più 7 in tiro, un più 7 in passaggio, un più 3 in dribbling, un più 4 in difesa inutile, un più 9 in fisico. Addirittura passa da 78 a 87 di forza, qui avrei preferito magari che rimanesse più basso, però vi ripeto, Sancho è comunque uno dei migliori giocatori, secondo me, insieme a Goretzka all'interno di questo team. Abbiamo poi Riddle Baku, questo qua, secondo me è una hidden gem e vi spiego perché. Già so la domanda, lo posso mettere DC? No, raga, è 1,76, vi prego, fategli fare il terzino a quelli bassi per cortesia, se no chi ci mettiamo a fare i terzini? Questo qua è ottimo perché ha normale alto di work rate, ha un body type average, quindi apprende comunque a spallate gli avversari anche se ha 75 di forza, ma il baricentro basso e ha 87 di aggressività. È velocissimo, ha degli ottimi passaggi, ha 94 di agilità. Mi preoccupa un attimo quell'82 di reaction, che è un parametro un po' strano, e quel 76 di freddezza, però da vedere, costa 2 lire, sta al cap, secondo me potrebbero anche alzarglielo, visto che lo vedo estinto ovunque. Statistiche difensive che non vi sto neanche a menzionare, insomma, ce le ha tutte quante al posto giusto. Questo rapporto qualità-prezzo, vi ripeto, potrebbe essere una gemma nascosta, il buon Baku. Così come non ha bisogno di grossissime presentazioni, Alfonsino Davis, ovviamente, 4-4, terzino, che rispetto alla carta Toti, bene o male, siamo lì, e come potete vedere ha semplicemente un meno 3 per quanto riguarda il tiro, un meno 4 in passaggio, un meno 3 in dribbling, però va a guadagnare fondamentalmente no, nulla, va a perdere anche in difesa e in fisico, quindi no, in realtà questo qui è lievemente inferiore al Toti, quindi secondo me è una differenza di prezzo che potrebbe essere anche un po' più bassa a mio modo di vedere rispetto al Toti, però questo qua insomma è veramente un bellissimo giocatore, potete farlo giocare praticamente dove vi pare, terzino, difensore centrale, mediano, insomma veramente veramente bello sto Davis. Non ho provato il Toti, spero finalmente di riuscire a mettere le mani su sto Davis Tots, soprattutto se calerà di prezzo, perché con i link che ci sono c'è la possibilità di utilizzarlo secondo me. Amiri, questo Amiri è un Tots Moments, se non ricordo male. Questo qui dovrebbe essere un obiettivo, non vorrei dire sciocchezze. Quindi, fin quando parliamo di carte obiettivo, queste qua vanno sempre sbloccate. Perché tanto quanto è buono buono, lo provate. Se vi piace bene, se non vi piace, è arrivederci. Quindi, se è una carta obiettivo, bene, se è una carta SBC, ovviamente non fatela mai, ma dovrebbe essere una carta obiettivo, perché le SBC sono le altre che andiamo a vedere dopo. Per poi arrivare a Coman. Coman, anche qua, parliamo di un ottimo giocatore, solo peccato per quel 3 di piede debole, perché questo qua sulla fascia per me spinge che è una meraviglia. Difatti c'ha parametri di velocità che non ve lo sto manco a dire, ha forza bassa, ha un ottimo tiro, degli ottimi passaggi, è agile, palla al piede, ha un body type anche lui unico, quindi secondo me lì a sinistra potrebbe essere impiegato all'interno, insomma, di queste squadre che hanno necessità di un giocatore di Bundesliga, secondo me è uno dei più validi. Vi ripeto, peccato per quel 3 di piede debole, però per metterlo lì a correre non è un problema, lo si può tranquillamente utilizzare.
Purtroppo Hummels invece totalmente fuori meta, insomma un DC con 76 di velocità, un 3-3 che insomma lascia il tempo che trova, non è proprio il gioco di Hummels, così come difficilmente troveremo un gioco che sarà a favore di Hummels, così come André Silva, ahimè, ha 86 solo di velocità, tra l'altro hard carriata dall'accelerazione perché poi di sprint speed ha solo 81, 3 di piede debole, 1,84 m, medio-medio, un body type average. Con 86 di forza, insomma, un giocatore totalmente cannato fuori da qualsiasi logica, infatti costa 2 lire, cosa che invece non è questo Sabitzer, che almeno così a guardarlo, peccato che abbia 3 di skill, è veramente una bella carta perché ha alto alto di work rate, è 1,78 m, ha un ottimo parametro di velocità, ottime anche stats di tiro, ottimi parametri di passaggio, una buona agilità, ottime stats difensive, tanta forza e tanta aggressività. Questo può essere giocato sia da CC in un rombo o in un 4-3-1-2, sia all'interno di un 4-4-2 che di un 4-2-3-1. Questo sicuramente lo andrò a provare. Tra l'altro mi sembra un po' Human Safari, Sabitzer. Ciao Nicolo Ballini, so che guardi i miei video, non è vero, però un saluto lo stesso. E questo qua è molto molto buono secondo me, soprattutto il rapporto qualità-prezzo potrebbe essere interessante da andare a inserire in squadra. Arriviamo ad Angelino, Angelino, anzi Angeligno, Angeli, io che ti devo dire, 4 di skill e 3 di piede debole, 1,75, un body type average, per carità, veloce veloce, una buona agilità, discrete stats anche per quanto riguarda, insomma, la freddezza che ha un 80 un po' così, abbiamo poi un'ottima aggressività, la forza che non è eccelsa, ottime stats di difesa, ottime stats di passaggio, questo è un discreto terzino, se avete bisogno di un terzino all'interno di una Bundesliga, un terzino spagnolo da provare, la posso mettere DC? No, è 1,75 m per cortesia, ragazzi. Almeno da 1,80 m valutiamoli da DC. Poi abbiamo Kimmich. Kimmich rispetto alla sua carta doti abbiamo un più 2 in velocità, un più 1 in tiro, un meno 1 in passaggio, un più 1 in dribbling, un meno 2 in difesa e un meno 2 in fisico. Fondamentalmente siamo lì, costa un pochino in più perché c'è l'illusione che sia più veloce. Oh mio Dio, ha più 2 di accelerazione, più 1 di velocità scatto, costa di più perché la gente ragiona così. Però ha 3 di skill, che è un po' limitante, ha un body type lean, quindi secco, anche se in realtà questo in game mi sembra abbastanza robusto, ed è 1,76. È una sorta di Kanté, come dico sempre, della Bundesliga. Ottime stats per quanto riguarda il passaggio, ottime stats di aggressività, la forza un po' meno, però il baricentro basso lo aiuta, ottime stats di difensive, anche tanta roba all'agilità per essere un centrocampista. Questo probabilmente lo andrò a provare in coppia con Goretzka, sempre se mi assisteranno nei crediti, visto che veramente si sono messi in testa di costare una valanga sti giocatori. Thomas Müller, un bacione, ma insomma, che ti devo dire pure a te? 4-4, ok, va benissimo, ma Müller 1,86 m per 85 di forza, fatico a trovargli una collocazione. L'esterno non lo può fare, la punta non lo può fare, al massimo potete provarlo da COC, però insomma, Müller non lo so, ogni anno esce perché deve uscire, ogni anno uno lo guarda e dice va bene Müller, che ti devo dire, abbracciamo, insomma, un po' così Müller. Douglas Costa invece è un buon giocatore, però per 300k ci metto 100k in più, magari mi prendo Coman che nonostante non abbia la quinta di skill però non lo posso rivendere, perché insomma 300k per un Douglas Costa che è un 5 di skill sì, ma è un 3 piede debole a questo punto del gioco, insomma, non mi sembra proprio il massimo della vita, ecco, sotto questo punto di vista, però se avete bisogno di un esterno, esterno rigorosamente brasiliano da mettere a sinistra, visto che secondo me si speed boosta anche in maniera discreta, lo potreste anche andare a prendere magari con i vari costi abbattuti da pick, pack, pack, gnoc, lo pagate anche meno, quindi ci potrebbe anche stare, però vi ripeto, non so quanto vale sbloccare questo tipo di carte ormai a maggio, quindi a fine FIFA, così come Kruse, insomma, non è che abbia bisogno di grosse presentazioni, costa 200k, voglio dire, piuttosto prendo Müller per il meme, ma insomma, Kruse eviterei fondamentalmente. E poi c'è questo Roussillon, anche qui parliamo di un giocatore obiettivo, e questo però è molto valido, a differenza di sì, provatelo, io questo lo andrei a sbloccare perché nonostante sia un 3-3, ha delle ottime stats difensive, ha degli ottimi passaggi, buoni parametri di agilità, forza e aggressività, e questo qua ha pure una buona nazionalità, quindi magari linka con quella croami, linka con Varane, linka con un po' di roba, quindi da pure tenere nel club, lì buttato, sto Roussillon, secondo me può valere la pena. Vi ripeto ragazzi, in questi giorni io vado a provare i giocatori, come al solito usciranno un po' di review tra domenica, lunedì, martedì, in attesa poi di mercoledì di questo o quello, dove risolvere gli ulteriori dubbi. Io vi ringrazio come al solito per la visione, in descrizione trovate le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Un saluto, un abbraccio al vostro Liberoschi e ci si becca domani ragazzi, ciao ciao!